soltanto del fatto che siamo riusciti a salvare la Costituzione in questo anno, quando volevano cambiarla quest'estate a colpi di votazioni in deroga all'articolo 138, no? Per fare questa commissione che doveva riformare la Costituzione, un comitato anzi di 40 saggi, fregandosene appunto del procedimento da seguire, che è l'articolo 138 della nostra Costituzione per le leggi costituzionali. Oltre a questo, ai tanti risultati ottenuti con i nostri emendamenti, ce n'è uno in particolare che è bene ricordare questa sera insieme a tutti voi, che è la possibilità di destinare il vostro 8 per 1000, adesso che arriva la dichiarazione dei redditi, all'edilizia scolastica. Praticamente, grazie al Movimento 5 Stelle, siamo riusciti nella legge di stabilità, che è la legge più importante del Parlamento, quella che si approva a dicembre, è la vecchia finanziaria, no, Elisa? Io mi inchino al bilancio, perché io di bilancio non saprei parlarvi bene come può fare Elisa. E siamo riusciti ad inserire questo emendamento per destinare l'8 per 1000 all'edilizia scolastica. Allora, nonostante i tagli di Renzi, nonostante i tagli del precedente governo Letta, sappiamo che le nostre scuole ormai sono in condizioni disastrose ed è terribile. E allora l'invito è proprio questo, cioè noi siamo voluti andare in quel senso di dire diamo la possibilità ai cittadini di destinare quell'8 per 1000 all'edilizia scolastica, perché sappiamo che la prima cosa da cui dobbiamo tutti ripartire è la scuola in questo paese. È la scuola, perché tutti noi, penso, sogneremo di avere tra 20 anni non una generazione cresciuta a Grandi Fratelli, Amici di Maria, come sono stata io, come è stato Vittorio negli ultimi 20 anni, ma una generazione di ragazzi che, insomma, possa avere un insegnamento, un'educazione che non deve derivare soltanto dalla buona fede, dai valori dei genitori, ma soprattutto da quello che gli trasmette la scuola, da quello che gli arriva dall'informazione, dai mezzi di informazione e dalla politica. Tutti noi spero e penso che abbiamo voglia di dare degli esempi positivi alle generazioni che verranno.